Rossi, un cognome che ancora oggi caratterizza una storia italiana di successo. Quale? Una storia che è una storia di un amore di una famiglia per un prodotto. Una storia che nasce con la passione di una famiglia che si tramanda di generazioni, partendo da una generazione di commercianti che vogliono sognare e che vogliono rimanere attaccati al territorio. Nasce a Colorno, a Parma, nella Emilia, considerata la Food Valley italiana, su un prodotto assolutamente tipico e che caratterizza un po' per i valori a cui è associato l'italianità. È un prodotto sano, legato al territorio, legato alla nostra storia, il prosciutto di Parma e la cultura dei salumi emiliani. È un prodotto che ha consentito alla famiglia di esprimere le sue potenzialità, sia in termini di tecnicità, di innovazione. È stata una delle prime a portare dalla macellazione del suino il concetto di congelazione, quindi di servizio del prodotto carne. È nata in un laboratorio, nella casa dove ancora vivono i miei genitori, per poi svilupparsi negli anni 60 come le grandi aziende italiane a livello industriale, una scelta difficile che prevedeva l'abbandono di una parte della filiera, cioè la parte della lavorazione, riacquisita poi negli anni 70 in occasione delle prime attività nel comparto dei prosciutti crudi. Oggi l'azienda conta un macello più due stabilimenti per la produzione di prosciutto di Parma, la nostra passione. Una storia di successo che testimonia di una passione, ma non soltanto. C'è stata anche stamane alla giornata Asforo una notazione che mi ha colpito, quella relativa al difetto in certe parti della filiera di cultura. In che senso? Noi della filiera dei salumi italiani abbiamo una grossa fortuna, cioè quella di avere la filiera produttiva organizzata ormai da decenni, con controlli seri applicati da enti terzi e molto efficienti, sia dal punto di vista della salubrità del prodotto, ma anche dal punto di vista della bontà dei nostri prodotti, grazie a una normazione seria di tutte le fasi, dall'allevamento alla macellazione alla produzione. Oggi questa filiera dal punto di vista tecnico funziona e ci viene riconosciuto anche dall'estero. Quello che aprirebbe e permetterebbe l'esplicitamento delle grandi potenzialità di questo prodotto italiano è la conflittualità all'interno delle varie fasi di filiera e fra i componenti dello stesso settore merceologico. Se si riuscisse anche questo a ovviare a questo difettuccio tutto italiano, riusciremmo veramente a fare sistema e a costruire sinergie lungo tutta la filiera che permetterebbero la distribuzione di un valore molto più alto.